19 live, speciale scuola, come ogni settimana dedichiamo 90 minuti della nostra trasmissione, della nostra programmazione a tutte le problematiche e comunque a tutti gli interessi che gravitano attorno al mondo della scuola. Lo facciamo con gli ospiti che colleghiamo come sempre e saluto con piacere la professoressa Daniela Crimi, dirigente scolastico del liceo linguistico Ninni Cassarà, la professoressa Valentina Chinnici, consigliere comunale, e la professoressa Caterina Altamore, responsabile scuola PD della Sicilia. Ben trovate a tutte, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, grazie a voi di essere qui e di dare testimonianza naturalmente ad alcuni aspetti molto delicati e molto incresciosi, perché ancora purtroppo le scuole vengono attaccate da fenomeni di vandalismo, di criminalità, e non è concepibile in una società che sta vivendo un momento molto difficile e ancora non siamo riusciti a risolvere queste problematiche. Daniela Crimi è stata più volte soggetta come dirigente scolastico a queste aggressioni, a queste violenze, e dobbiamo complimentarci con lei perché continua a essere sempre in prima linea, purtroppo utilizziamo anche termini da guerra in questo momento. Lei lo fa con grande coraggio, con grande disponibilità nei confronti di una scuola che ha bisogno di questi dirigenti scolastici che hanno coraggio. Allora, partiamo subito da questo, perché io credo che sia importante denunciare, dare all'attenzione di chi può intervenire immediatamente senza dover tralasciare ancora come è successo, perché purtroppo non è la prima volta che la scuola, liceo linguistico Ninni Cassarà, viene aggredita, assaltata, criminalizzata. Daniela. Sì, Roberto, buon pomeriggio a tutti. Tu lo sai, esattamente circa un anno fa, in piena pandemia, quando c'era il lockdown cosiddetto stretto e nessuno poteva circolare, la scuola invece in quel momento è stata vandalizzata, se ti ricordi, nella notte fra la domenica e il lunedì di Pasqua la scuola è stata visitata per ben 3 volte in momenti diversi da ignoti che si sono introdotti dall'esterno, scavalcando il cancello, facendo anche dei danni alle strutture, all'inferriata, ma anche al muro, provocando danno, facendo proprio una vandalizzazione fine a se stessa, perché poi alla fine non rubano nulla se non fanno atti proprio di vandalismo. La stessa cosa purtroppo è accaduta ieri notte, nella notte appunto fra domenica e lunedì. La scuola è stata nuovamente oggetto di una intrusione in orario notturno, perché abbiamo le telecamere, non siamo così sprovveduti, ci siamo attrezzati, devo dire, a nostre spese, con nostre risorse umane, perché noi abbiamo dei tecnici molto bravi, tu lo sai, Roberto, abbiamo allestito un vero e proprio sistema di videosorveglianza che ha ripreso tutto. Abbiamo chiaramente denunciato immediatamente, perché io sono arrivata a scuola alle 8:20 e già c'era la volante della polizia, ma poi sono intervenuti anche gli operatori della polizia scientifica, per cui ci sono le indagini in corso. Devo dire che abbiamo avuto un bel danno. Oggi ho appunto provveduto al pagamento degli operai che hanno aggiustato il muro e il cancello, ma il danno maggiore l'ha subito il gestore dei distributori di merende e di bibite, e purtroppo i nostri ragazzi ne devono, diciamo, fare a meno in questo momento, quindi sono stati privati di un servizio, un atto di vandalismo proprio fine a se stesso, che ci deve fare molto riflettere, e mi fa piacere che qua ci siano le mie amiche Valentina Chinnici e Caterina Altamore, che ringrazio perché entrambe prontamente hanno diciamo espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà. Anzi, devo dire che Valentina ieri, senza volerlo e senza saperlo, perché avevamo un appuntamento indipendente, diciamo, da questo episodio, si è trovata proprio a scuola, quindi l'ha vissuto, diciamo, quasi in diretta, e subito ha espresso la sua vicinanza alla scuola. E come consigliera comunale io l'ho investita, diciamo, di alcuni
aspetti che chiaramente a lei sono già chiari da tanto tempo, perché non è una persona, è una persona di scuola, quindi lei ne è consapevole. Palermo vive una emergenza educativa e un'emergenza sociale, per cui c'è questa veramente povertà. C'è uno stato di abusivismo, di inciviltà, di incuria, di violenza. Tu, Roberto, hai usato una parola molto significativa: violenza alla scuola. Io ho, diciamo, delle idee in proposito. Mi piacerebbe istituire, che si istituisse a livello non soltanto locale, ma a livello nazionale, la giornata proprio di sensibilizzazione contro la violenza alla scuola. Come c'è la violenza alle donne, c'è anche la violenza alle scuole. Quella che noi subiamo è questo. E purtroppo che si può anche, che si può anche decifrare in tanti tipi di violenze. Questa è una, quella dell'aggressione fisica alla scuola, cioè all'edificio e a quello che ci sta dentro, ma poi c'è la violenza anche, purtroppo, ancora incontrollabile del bullismo e cyberbullismo. Poi c'è anche la violenza di genitori che hanno perso il controllo dei propri figli. Insomma, ci sono una serie di violenze. È per questo che abbiamo voluto invitare la professoressa Chinnici, che ci può dare, anche dal suo punto di vista privilegiato, perché insomma consigliere comunale, che cosa si sta facendo e soprattutto, per non parlarsi addosso e basta, che cosa si può fare. Tanto grazie veramente per questo spazio di parola. Noi abbiamo il dovere di difendere la scuola, perché la scuola è il bene comune e la presenza dello Stato nei quartieri, nei territori. Laddove spesso le istituzioni purtroppo sono carenti, laddove c'è povertà istituzionale, perché a me non piace usare il termine povertà educativa, mi piace parlare di povertà istituzionale, perché laddove c'è ancora disuguaglianza sociale, c'è carenza appunto dal punto di vista culturale, vuol dire che le istituzioni sono state povere, diciamo, di efficacia. Ecco, là la scuola è baluardo e va assolutamente difeso, quindi dobbiamo partire da là. Poco fa, nei titoli che avete lanciato di Sky TG24, il Premier Draghi parlava appunto, diceva che la pace non è scontata. Ecco, anche la scuola non è scontata, anche l'istruzione pubblica non è scontata, dovremmo ricordarcelo appunto più spesso. E allora una delle cose più importanti, ormai questo Consiglio Comunale chiaramente ha poche settimane, pochi mesi di vita, diciamo. Però ci sono degli atti che io spero possano essere ancora esitati. Uno di questi, appunto, che diventerebbe uno strumento concreto, è il regolamento sui beni comuni. I beni comuni, appunto, di cui la scuola è forse, diciamo, il primo, il principale, no? Questo regolamento sui beni comuni che esiste in tante città d'Italia, ovviamente Bologna è uno degli esempi principali, è un regolamento che fa sì che i cittadini e le cittadine possano prendere un bene comune e considerarlo patrimonio proprio, perché la città è di chi se ne prende cura e la scuola è di chi se ne prende cura, ma non può essere solo il dirigente o la dirigente scolastica, per quanto illuminata, per quanto appunto con un impegno straordinario, non può essere lasciata sola, perché la scuola è un bene di tutti. Ecco, quindi prendo questo impegno, sperando che appunto anche i colleghi, le colleghe del Consiglio Comunale, i miei colleghi possano prendere questo regolamento e farlo proprio, e regalarlo alla città e alla prossima amministrazione che verrà a giugno, perché è un regolamento sui beni comuni che possa avere al centro del territorio e dei cosiddetti patti territoriali, di cui tanto anche il Ministero parla in questi mesi. Ecco, potrebbe essere uno strumento agile, importante e concreto per prenderci cura. Il maestro Franco Lorenzoni, che a noi insegnanti e persone di scuola è molto caro, diceva qualche mese fa: dobbiamo inaugurare un decennio della cura. Perché questa parola, non cura nel senso soltanto ovviamente medica, ma un prenderci cura,
un prenderci cura dei beni. Se la scuola non ci si può assuefare alla vandalizzazione, alla violenza sulla scuola, non è possibile. In ogni fronte assolutamente dobbiamo rivendicare la priorità e l'importanza della scuola come presidio dello Stato nel territorio. E qui nella nostra città sappiamo quanto è fondamentale. E chi meglio delle donne si può prendere cura, visto che è una condizione innata, no, della donna che si prende cura dei figli. Allora noi stiamo puntando, non me ne vogliano gli uomini, i miei colleghi, insomma, ma io credo che se una rivoluzione bisogna farla, la bisogna fare con le donne, perché la sensibilità è di un altro pianeta. Professoressa Altamore, anche per lei naturalmente, che cosa c'è da fare per questa scuola? Quali sono gli interventi possibili? Intanto, oltre alla solidarietà, che ovviamente è naturale, bisogna andare oltre. E io ovviamente qua ci siamo persone che si occupano di politica. Subito, immediatamente ieri sera, oltre a parlare con Daniela, perché Daniela veramente sta facendo non solo nella scuola, ma appunto come diceva Valentina, la scuola è presidio, ma soprattutto in quei posti dove la legalità, proprio la scuola rappresenta il presidio di legalità, dove si fa antimafia, dove si parla di temi molto importanti che formano i nostri alunni e le nostre alunne. E questi attacchi non li possiamo, non li dobbiamo permettere, perché proprio perché non è un problema che riguarda quella scuola o quella preside, è un problema che riguarda neanche la città di Palermo, è un problema che riguarda tutti, la società. Proprio per questo ieri sera poi abbiamo anche parlato con il Partito Democratico Nazionale, ho riunito il dipartimento proprio su questo argomento, proprio perché bisogna attivare e garantire che si lavori serenamente. Le scuole sono il cuore della crescita e non possiamo, come diceva, mi è piaciuta questa frase, rallentarne il battito. Quindi, proprio perché non questa accade spesso e non può accadere più, quindi proprio perché la scuola deve dare un messaggio chiaro: non si può vandalizzare una scuola, non possono entrare, non possono violentarla in questa maniera, perché la scuola spesso dà fastidio. Creando anche dei traumi psicologici ai ragazzi, agli operatori scolastici, a tutti sì, ma quelli che anche ci per stanno dare un dentro. messaggio, sì, perché ovviamente rallentano il lavoro, che ovviamente se rompono le cose, se rallentano il lavoro che si fa quotidianamente e con tanto sacrificio, perché è sempre difficile lavorare nelle nostre scuole. Quindi Chiedo scusa, l'impegno è sicuramente quello. c'è una testimonianza, così perlomeno diamo anche l'opportunità a chi volesse di intervenire. 091-854-9171, ho lanciato un messaggio su WhatsApp al 391-117-6872. C'è una testimonianza e ne siamo contenti, perché noi in questo spazio diamo voce a tutti, vuol dire studenti e genitori. Tanino Maggio, presidente dell'AGE Sicilia, che è l'associazione genitori. E quindi sentiamolo. Professor Maggio, ben trovato, grazie di essere con noi. Grazie a lei, direttore, grazie per l'invito. Io sono veramente dispiaciuto dell'evento che si è verificato ancora una volta in una scuola palermitana. È veramente vergognoso aggredire e portare danno ad una scuola. La scuola io l'ho sempre definita un'altra chiesa, anche esagerando e volendo forzare la mano. Ma è un tempio la scuola. Ma come si fa? Dico, io non arrivo a capire, anche questa gente che saranno sicuramente genitori, come fanno, dico, a guardare i loro figli? Profanare una scuola, distruggere una scuola. Ma che senso ha? Che logica c'è? Per che cosa poi? Qualche centinaio di euro. Ma ve ne rendete conto a che punto si arriva? Io quando ho Professore Maggio, sentito. evidentemente è anche una situazione sociale che stiamo vivendo, insomma non credo che sia una roba solo di ragazzini. Adesso poi le telecamere hanno ripreso e proveremo a capire, insomma, chi si è intrufolato dentro la scuola. Però lei qui, che la stanno ascoltando, la professoressa Crimi, la professoressa Chinnici e la professoressa Altamore. A loro intendo portare la mia piena solidarietà, mia personale e dell'associazione che rappresento. Con Daniele ormai abbiamo una conoscenza più di 20 anni,
con Valentina Chinnici, c'è un rapporto di grande stima, di grande affetto. A loro io mi permetto di dare piena solidarietà e di dire che sono veramente dispiaciuto. E non, la scuola non deve essere abbandonata da nessuno, dai genitori, dalle istituzioni. Dobbiamo ognuno di noi fare il nostro dovere per cercare di portare quella giusta solidarietà, perché è corretto, perché le scuole non si toccano, le scuole non si toccano. Io mi auguro che la gente che ha combinato qualcosa del genere possa rinsavire e dire: ma che cosa ho combinato? Siccome questo fenomeno ormai sta diventando ripetitivo. Sempre più pressante, insomma, questo mi comincia. Però guardi, io sto nella mente delle mie ospiti, e sicuramente Daniela dice: come si può aiutare attraverso l'educazione che i genitori devono trasmettere? Perché molto spesso. Ma non c'è dubbio. Sentiamo, ascolti Daniela un attimo. Prego. Sì, Roberto. Tu sai, e lo sa anche Tanino, perché con l'AGE abbiamo fatto tanti progetti. Io credo molto, e lo siamo, diciamo, tanti dirigenti, anche qui due docenti straordinari abbiamo, sia Valentina che Caterina, che lavorano, diciamo, su questo indirizzo. L'alleanza scuola-famiglia. L'alleanza scuola-famiglia è importantissima perché, come mi piace spesso ripetere, se la mano destra e la mano sinistra non lavoriamo insieme per raggiungere il medesimo obiettivo, che è appunto la crescita degli alunni, la formazione degli alunni, non andiamo da nessuna parte. Quindi ci vuole un patto di corresponsabilità, che non è soltanto un patto formale, un patto cartaceo, un patto calato nel diario, nel registro elettronico, è incontro. Io a seguire da questa, diciamo, puntata di Live Sicilia, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, perché tanto se fra giornalisti non avete concorrenza. Assolutamente no. Soprattutto quando si trattano di temi sensibili, anzi ce ne vorrebbero di più. Ecco, ce ne vorrebbero di più come voi. Quindi è stato forse anche un lapsus di ringraziamento, perché anche l'altra testata giornalistica è stata molto sensibile, mi è stata molto vicina. Io a seguire avrò un incontro con i genitori, i rappresentanti delle classi, che non posso incontrare di presenza, ma che incontrerò diciamo anche a distanza, ma che comunque cerco di incontrare anche in questo momento difficile e triste come quello della pandemia, che non ci ha lasciato. Stiamo centrando un obiettivo molto importante, Daniela, come sempre. D'altronde sei tu poi che dai degli input, quello dell'ascolto dei genitori, perché credo che sia importantissimo. Ecco, mi faccia sentire anche la professoressa Chinnici a proposito. Ecco, le istituzioni quanto prendono in considerazione i genitori? Secondo me poco o forse niente, perché insomma non è che ho sentito non dire di coinvolgere. Maggio potrà confermare, no? Chinnici. C'è un grande rapporto, ecco. Anche perché più delle volte i genitori non si sanno approcciare alla scuola, per cui sa, evidentemente con gli operatori della scuola bisogna interloquire in una certa maniera, perché dico che senso è, che logica è aggredire gli insegnanti. Noi, questa è l'altra violenza di cui parlavo. Ma appunto, addirittura c'è gente che le alza le mani, ma siamo arrivati a livelli veramente meschini. Dico, ma ce ne rendiamo conto, cioè, che noi affidiamo nelle loro mani l'avvenire dei nostri figli, la vita, ecco, anche che senso ha, che logica. Professore Maggio, mi faccia sentire un attimo, sì, la Chinnici a proposito di questo argomento, che credo sia molto importante. Assolutamente, credo che dobbiamo fare uno sforzo tutti un po' di più, appunto, per trovare spazi di ascolto e di partecipazione. Partecipazione è una parola molto bella, ma spesso molto abusata. In generale le istituzioni non godono per ora, diciamo, di una buona salute o credibilità, e invece penso che dovremmo da un lato ritornare a quella che Massimo Recalcati chiama la poetica delle istituzioni. La scuola è un'istituzione. Appunto, perché istituzione non è sinonimo di potere, no? Spesso confondiamo le istituzioni con il potere, e lì avviene, secondo me, proprio l'errore più grande, perché il populismo, in fondo, dice anche appunto Recalcati, è lì, quel considerare le istituzioni come sede del potere.
Quando Daniela Crimi, quando una dirigente scolastica illuminata cerca il dialogo con le, con non solo con le istituzioni, quello lo cerca sempre, ma con i genitori, fa un atto politico importante, perché politica è una parola bella. E la politica dovrebbe fare la stessa cosa, cioè le istituzioni dovrebbero trovare spazi adesso nuovi di dialogo. Hai ragione Roberto, il dialogo spesso non è facile. La politica è spesso autoreferenziale, chiusa e non trova modi e spazi nuovi. Ascolta poco, non ascolta per niente. Quello è il non problema. Non è facile perché siamo in un facciamo sempre un giro. La comunicazione è un La comunicazione va però mediata spesso, perché siamo tutti sottoposti a delle gogne social, no? Bisogna rieducarci anche a comunicare. Non è facile anche per un politico, lo so, di dire una cosa che può sembrare impopolare, però attenzione, se ognuno non si prende un pezzo della responsabilità per fare più bella questa città, per renderla più vivibile, è troppo facile stare fare leoni da tastiera e rovesciare odio sui social. Abbiamo tutti una grande responsabilità nel comunicare. Sicuramente le istituzioni devono Mi faccia sentire anche a proposito la professoressa Altamore. Sì, infatti Daniela accennava ai patti educativi che le scuole ormai da qualche anno si impegnano ogni anno a fare con i genitori e autonomamente creano questi spazi di collaborazione. Sono d'accordo con Valentina, dobbiamo intanto cominciare a lavorare anche sul linguaggio. Spesso le mancanze che ci sono nella scuola anche da parte dei genitori vengono attribuite magari ai dirigenti e quindi magari si crea questa contrapposizione. Quello che bisogna fare è proprio collaborare e fare capire che l'obiettivo è comune e quindi avere questa capacità, creare spazi di incontro e mi complimento con Daniela proprio perché sta utilizzando anche questo brutto avvenimento questo per riflettere anche sul valore e l'importanza di quella scuola in quel quartiere per i loro figli, per il loro futuro. Quindi sicuramente vanno creati questi spazi e dico di più, bisogna anche investire anche su dei progetti che coinvolgano i genitori, quindi portarli all'interno della scuola, molte scuole già lo fanno, però investire anche su questo aspetto, perché quando si prende coscienza di cosa è la scuola, soprattutto nei quartieri a rischio, diventa vuol dire valorizzare e significa dare significato anche al lavoro che le insegnanti, i dirigenti, tutti facciamo all'interno della scuola. Io avrei un'idea che vi lancio lì da un po' di tempo, Daniela, che mi ha accompagnato per tantissimo tempo in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, sa bene che quando mi partono delle idee, io ho l'idea anche di portare la scuola a casa. Ma in che senso? Cioè fare delle organizzazioni, dei progetti che portino, soprattutto nelle famiglie disagiate, quelle che neanche passano dalla scuola perché mandano i figli così, eccetera, eccetera. Far conoscere la scuola nelle case, in quei quartieri che sono disagiati, dove la scuola è lontana, ma lontana proprio per una questione sociale, perché per noi che viviamo il popolo medio, no? Noi sappiamo che cos'è la scuola, ma purtroppo c'è una grande fetta che non lo sa. Volevo fare un giro veloce, anche perché mi interessa sapere, vi chiedo, purtroppo dobbiamo essere veramente veloci perché abbiamo tre spazi ancora, però condanna assoluta a questi atti di vandalismo. Daniela. Sì, Roberto, io mi impegno, semmai il mio finora non fosse stato sufficiente, a non farmi assolutamente scoraggiare da queste giornate tristi. Ieri è stata una giornata triste anche perché io, lo devo dire, mi trovo in un momento di difficoltà perché tre quarti del mio staff è purtroppo stato colpito dal Covid, quindi mi trovo a lavorare con un personale dimezzato. Quindi forse anche per questa congiuntura sfavorevole la giornata di ieri per me è stata
pesantissima. Però, come voi sapete, come noi donne sappiamo fare, sia Valentina che Caterina, noi, diciamo, preso il colpo, subito ci rialziamo e combattiamo, diciamo, più forti di prima e con più determinazione di prima. Ed è quello che ho fatto già stamattina. Oggi, ripeto, incontrerò i genitori e anche i docenti, faremo un bel momento insieme sulla riflessione anche della sicurezza, non soltanto della diciamo, sicurezza fisica, ma anche la sicurezza digitale. Noi abbiamo un progetto sul cyberbullismo che coinvolge anche, e non solo i ragazzi, in una squadra che abbiamo chiamato quella dei Cyber Angels, ma anche i genitori. Cioè, noi abbiamo una squadra di genitori formata proprio per aiutare e in un certo qual modo sostenere i genitori in difficoltà che hanno problemi di cyberbullismo. Quindi l'incontro di oggi è fatto proprio per questo. Roberto, tu hai detto una cosa importante: se non è diciamo la famiglia andare a scuola, deve essere la scuola andare nelle case, nelle famiglie. Ci sono già tanti bravissimi maestri che hanno fatto questo a Napoli, anche a Palermo ci sono stati tanti maestri di strada. Vero. È vero, la città deve essere più educativa, nel senso che il valore formativo del nostro impegno lo dobbiamo portare al di fuori delle scuole e non soltanto dentro gli edifici scolastici, cercando di contaminare, nel senso stavolta bello del termine, tutta la città. Io faccio un appello a voi che diciamo avete tanto impegno politico, sia Valentina che Caterina. Io diciamo non faccio politica, ma faccio molto, credo molto nell'educazione. Sono a scuola da 35 anni a vario titolo, mi diciamo pregio di avere delle idee da questo punto di vista, delle idee che si potrebbero utilizzare diciamo nella prossima amministrazione cittadina, anche per rendere più sicure le scuole. Basterebbe istituire un sistema diciamo di vigilanza facendo ausilio anche del privato, perché laddove il pubblico giustamente non può arrivare, perché chiaramente le nostre forze dell'ordine sono impegnate su tanti fronti, si potrebbe istituire a livello cittadino un sistema di vigilanza anche privata, perché con i fondi che stanno per arrivare non penso che avremo diciamo problemi PNRR, ne parleremo, ne parleremo anche in un altro appuntamento che io vi prego di riportarmi, purtroppo un tassativo, quindi devo andare a chiudere questa prima parte per aprirne una seconda, perché ci sono tanti argomenti e tra le altre cose arrivano gli studenti, perché noi abbiamo capito una cosa, che dobbiamo ascoltare i ragazzi, prima di fare qualsiasi cosa ascoltiamo i ragazzi, sono la prima linea vera di questa battaglia per la scuola e noi li ascolteremo, ci sono dei rappresentanti nella seconda parte. Professoressa Chennici, io le devo chiedere di ritornare, perché insomma abbiamo bisogno di avere un contatto con le istituzioni forti, quindi se in 30 secondi mi dà il suo messaggio. Intanto in 30 secondi dico solo proprio questo, che stiamo lavorando con Vanessa Ambrosecchio, che è scrittrice e insegnante, con il CIDI, che è la mia associazione in cui da una vita mi occupo di formazione degli insegnanti, a un grande convegno dove i protagonisti saranno assolutamente i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse, tra cui Azzurra Chiarelli, che ho visto proprio essere adesso con voi. Sì. Ecco, daremo la parola alla scuola da parte di chi la vive ogni giorno insieme alla comunità professionale degli insegnanti. Sono loro gli studenti, quel terreno comune che è straordinario che abbiamo in comune proprio con le famiglie, quindi sicuramente da loro ci verranno degli input importantissimi. Per il resto le istituzioni devono fare ancora di più la loro parte sicuramente, e quindi interpelleremo subito la città metropolitana per tutto quello che può servire, perché in effetti in questo momento non mancano i finanziamenti, non è quello che manca proprio adesso, quindi manca sicuramente la sinergia deve essere più forte e più stretta. Daniela, tu lo sai, per quello che io posso ci siamo sempre. Grazie a professore te. Saltamone, la prego. Grazie. Sintetica, perché c'è sì, un tassativo. Sintetica, sì, anche io mi unisco alle parole, la città ha bisogno di molto di più, si deve fare ancora molto di più, quindi siamo a disposizione, siamo accanto alla preside, ma a tutti quelli che in questo momento chiedono oltre ai finanziamenti anche sostegno, quindi ci siamo e sicuramente riusciremo a con l'impegno, perché ci vuole veramente, oltre all'impegno ci vuole volontà politica, perché le soluzioni si devono trovare e questo è il compito della politica.
Bene, grazie, vi ringrazio, buon lavoro. Naturalmente non vi perdete anche on demand quando vorrete poi le altre parti, perché le testimonianze che verranno sono importanti non meno delle vostre. Grazie, alla prossima. Per il momento ci fermiamo con 19 live, facciamo una brevissima pausa, non stacchiamo neanche la diretta perché subito arriverà l'altro argomento, le criticità e le prospettive per una scuola migliore. A tra poco. Mi piace moltissimo la carbonara. Sei ciomo, ex. Se non sono bravo, dimmi non sono bravo. Piatti molto basici, semplici. Io amo la cucina tradizionale. Sento comunque un odorino. Ai telespettatori vorrei fargli capire la differenza del guanciale. Ho scelto una ricetta facile apposta. Posso farlo io, sì. Ed eccola qua. Non deludermi, Dopo assaggeremo insieme questo piatto. Qua sicuro portiamo il risultato a casa. Io ce l'ode, già ho visto. Riscopri il sapore unico della rosticceria tipica siciliana al Panificio Quartararo. Panificio Quartararo, la rosticceria più soffice e gustosa di Palermo. Panificio Quartararo offre una vasta varietà di impasti alternativi, 5 cereali e blend Quartararo con farine italiane macinate a pietra. Panificio Quartararo, tante varietà di pizze, dalle classiche a quelle più elaborate, con ingredienti sempre freschissimi e cotte con forno in pietra dopo 48 ore di maturazione. Scarica l'app Uber Eats, potrai ricevere i nostri prodotti direttamente a casa tua. PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia, per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it. Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Diciannove live, ancora una volta dedicato alla scuola come facciamo sempre, questa è la seconda parte e andiamo subito ad aprire nuovi argomenti oltre quello che abbiamo già trattato nella prima, dedicato a queste aggressioni a un liceo di Palermo. Adesso saluto il professor Francesco Tulone, docente dell'Università di Palermo, nonché nostro consulente che ha dato spazio oggi alle donne, naturalmente, ma senza le donne... Pomeriggio, l'ho fatto con piacere. Lo so. La professoressa Ida Vasta, che è della Confasi, comparto scuola, ben trovata naturalmente. Buon pomeriggio Roberto, ben trovati. È sempre più felice di ospitare gli studenti, quelli che si impegnano in prima istanza proprio a proposito di quelle che sono
sono intanto le criticità, insomma, loro abbiamo bisogno di ascoltarli, questo è un po' il concetto. Giuliano Settimo, che è componente della Consulta Provinciale Studenti, nonché rappresentante dell'Istituto Galilei. Ben trovato, grazie di essere con noi a tutti. Allora, apriamo subito, professor Tulone, perché degli argomenti lei ce ne ha segnalati una... Forse non ce la facciamo in questa trasmissione, però noi fortunatamente torniamo ogni settimana. Intanto approfitto di 10 secondi soltanto per esprimere anche io la mia solidarietà nei confronti della dirigente scolastica Daniela Crimi, che ancora una volta ha subito una vandalizzazione della sua scuola, veramente incredibile, bisognerà trovare un rimedio. Sono contento che si parli di scuola come presidio di civiltà, anche se secondo me in certi quartieri più che presidi sono avamposti di civiltà e di legalità, e quindi sono ancora più esposti. Bisognerà lavorare molto sulla sicurezza delle scuole come edifici scolastici. Ho seguito con grande interesse la prima parte, perché è estremamente importante garantire che le scuole siano un punto sicuro per tutti e che non ci sia il vandalismo, che ormai sta diventando costante. Per quanto riguarda invece l'argomento della seconda parte che ho suggerito, la scuola si sta riorganizzando, finalmente oltre gli investimenti sull'edilizia scolastica, purtroppo ancora col contagocce, vedremo nei prossimi mesi, speriamo in tempi migliori per tutto, c'è un riordino di quello che è la difficoltà del precariato nella scuola, perché gli studenti sì, vedono la scuola dal punto di vista organizzativo, ma devono sicuramente subire tutta una serie di difficoltà didattiche dovute al fatto che cambia spesso il docente, cambia perché c'è un precario, cambia perché non è stabilizzato, e in questi giorni si stanno rivedendo un pochino tutte il riordino proprio del docente e dell'apertura delle GPS, le graduatorie provinciali scolastiche, su cui si prendono i docenti che vanno in ruolo, cioè in cattedra, oppure si parla anche di mobilità, e la mobilità è veramente una di quelle cose fondamentali per il docente, per avere anche quella serenità per l'insegnamento, perché sono docenti che si riavvicinano alla loro casa, alla loro famiglia, e riescono anche ad insegnare meglio perché sono più sereni e più tranquilli nella loro vita lavorativa. Ecco, quindi di questo facciamo un argomento per volta, così facciamo arrivare i nostri amici a casa anche. E poi vorrei fare anche una domanda diretta a Giuliano, quando parlerà Giuliano. Ecco, è proprio lui che stavo coinvolgendo per dire, ha sentito, le posso dare del tu? Sicuramente sì, però mi si è frizzato. Ma non è che è Grande Fratello, no? No, non è Grande Fratello. Allora, Giuliano, lei ha le idee chiare sicuramente. Sì, adesso sì. Allora, se ne era andata la linea, quindi io non ho sentito quello che ha detto fino ad ora. Meglio così, perché quello che dico io ha poca importanza. No, nel senso che ha sentito questa problematica, no, del cambio continuo dei docenti, dei professori, delle cose. Che problema è per voi studenti? Allora, voi mi sentite, giusto? Sì. Io ho capito che il problema è la continuità didattica. Io dal secondo anno che sono entrato nel mio istituto aspetta Giuliano, chiedo agli altri di chiudere il microfono mentre c'è un altro che interviene, così evitiamo che le connessioni siano disturbate. Prego Giuliano. Allora, il problema della continuità didattica è un problema che è da sempre esistito nelle scuole, però è un problema relativamente nuovo. Perché? Perché ai tempi dei miei genitori, quindi stiamo parlando comunque di tempi recenti, c'erano gli insegnanti del biennio e gli insegnanti del triennio. Adesso non esiste più questa tipologia di didattica, e noi ogni anno abbiamo cambiato dei docenti. Io in 5 anni di liceo scientifico ho cambiato 5 insegnanti di matematica. Vi faccio capire bene come è destabilizzante per uno studente cambiare 5 insegnanti nell'arco di 5 anni. Si cambia il metodo di studio, si cambia l'approccio dello studente che ha nello studio. Dico, ogni tanto è anche un bene cambiare docente, però uno può cambiare un docente, due docenti, non può cambiare quasi tutto il consiglio di classe ogni anno. Quindi io mi sono sempre battuto affinché fosse rispettata la continuità didattica,
ma è quasi inesistente nelle scuole italiane. Hai sentito qual è il problema? Insomma, il problema è proprio riformare questa situazione, come diceva il professore Tulone. Sentiamo anche a proposito la professoressa Vasta. Sì, buon pomeriggio Roberto, saluto i quanti sono presenti, i telespettatori. Giuliano, col piacere di conoscere oggi. Intanto mi congratulo per la tua chiarezza, come sei riuscito ad esprimere un tema così difficile anche per noi, no? Che lavoriamo comunque sia come docenti a scuola, che cerchiamo come organizzazione sindacale appunto di proporre delle misure per migliorare e per risolvere questo problema che è atavico. È il vero cancro della scuola. E l'hai detto benissimo, Giuliano, hai ragione. Purtroppo il problema è che l'organizzazione della scuola non parte da ciò che è buono per la scuola, ma i riferimenti purtroppo sono sempre i numeri, quindi la stabilizzazione, perché noi quando parliamo di continuità didattica, vedi, è importante quello che la tua presenza oggi, perché intanto sfatiamo un mito: la continuità didattica non riguarda gli alunni con disabilità, la continuità didattica è un problema degli alunni. Punto. È un problema della scuola, riguarda tutti. Hai detto una cosa importantissima, perché il docente non è un'antenna che trasmette delle nozioni, ma ha il compito di comprendere quelli che sono gli stili cognitivi, quelli che sono i bisogni della classe, e per fare questo è un processo, ha bisogno di tempo, quindi questo ricambio continuo a cui assistiamo e che è peggiorato sicuramente negli ultimi anni, perché a causa anche dell'emergenza Covid. No, diciamo che la pandemia ha fatto vedere con forza quello che è un problema, no, della scuola, perché c'è stato bisogno di più docenti. Ora speriamo, il Ministero sta tranquillizzando un attimino sulla questione, cosa accadrà dei contratti Covid. Ecco, io probabilmente tu questo termine non l'hai sentito, no? Però sai, molti docenti sono stati ingaggiati per l'emergenza Covid, quindi hanno dei contratti che andranno a terminare. Però il Ministero sta tranquillizzando, ecco, noi aspettiamo, è in corso adesso. Il 31 marzo ci sono diversi docenti e personale e diciamo siamo in attesa di non avere più la docenza. Sì, sì, okay. Però il Ministero con una nota ha tranquillizzato, insomma, sembra che ci siano delle buone speranze per arrivare a giugno, però ecco, dobbiamo andare avanti sempre a gocce, sempre lì, ecco, a sperare. È chiaro, cerchiamo di fare interventi brevi. Se posso fare un intervento? Assolutamente, tu sei autorizzato, ne hai la facoltà di intervenire. Grazie. Quando vuoi, cioè hai il microfono aperto, quindi sei tu qua il protagonista, poi noi ci ruotiamo attorno. Prego, prego. Si è parlato proprio del ruolo del docente, che il docente non deve impartire soltanto nozioni, ed è proprio questo, diciamo, il tema centrale di cui dovremmo discutere, perché io sono stato fortunatissimo, ho incontrato docenti nell'arco dei miei 5 anni, chi più e chi meno, che pensa che il suo mestiere non sia solo impartire nozioni, ma sia far crescere gli alunni, farli crescere come persone. Ed è proprio da questo che dobbiamo partire, capire che gli alunni non sono lì soltanto per imparare matematica o fisica, ma sono lì per crescere e diventare cittadini consapevoli. Diceva, volevo aggiungere solo questo, dice mia figlia, non è che andiamo a scuola per fare i pappagalli, quello è un po' il concetto. Tulone, prego. Sì, il problema è proprio questo, caro Giuliano, che per avere un docente che faccia bene il suo lavoro, esattamente come lo dici tu, bisogna che il docente entri in simbiosi con i suoi studenti, e per avere questa simbiosi, che poi alla fine è la fiducia, di quello che la credibilità, bisogna avere il tempo. Se tu il docente lo togli ogni 3 mesi, perché tu sei forse fortunato che ne hai avuto uno ogni anno diverso, ma ci sono anche classi che hanno avuto 3 docenti nello stesso anno, hanno cambiato tante volte il docente, e questo è veramente deleterio, è un anno buttato dal punto di vista della crescita e della didattica, purtroppo. Ricordati che i docenti, giusto per parlare di numeri, i docenti in Italia sono circa 800.000, e su 800.000 160.000, cioè 1 su 5, è precario,
è una persona che ancora da anni non ha capito bene, non sa dove andare a insegnare e cambia continuamente scuola sperando di avvicinarsi alla sua famiglia o alla sua regione o alla sua provincia. È una difficoltà enorme che noi che organizziamo la scuola capiamo, ma voi la subite proprio nell'organizzazione, purtroppo. Forse sta cambiando un po' il modo anche di reclutare o dare un po' più di servirebbero più docenti proprio. Il numero, qualcuno ha deciso che il numero deve essere per forza di 800.000 perché la coperta della spesa economica sulla scuola è questa. Ci stiamo battendo in tanti per dire che bisogna aumentarla perché migliorerebbe anche la didattica, non avremmo le classi pollaio, le famose classi che sono sovrannumerose nelle nostre aule, che hanno sicuramente contribuito alle nostre paure verso il Covid. Se avessimo avuto classi meno numerose avremmo avuto meno problemi dell'aerazione, meno problemi di aria satura e quindi possibilmente aria che ci contagia. Ecco, questo è. Giuliano, questo è per te. Come sai, noi, tu fai parte anche di questo gruppo che è della produzione di 19 Live Speciale Scuole e tutti scrivono. In questo momento tanti stanno seguendo e ci scrive una professoressa, anzi dico anche nome e cognome, che è appena intervenuta, Caterina Altamore, dice, rivolgendosi a voi evidentemente, aiutateci a fare meglio. Questo è un segnale importante che arriva dai professori, cioè quando vi sanno ascoltare. Quindi adesso tutte le problematiche che tu vuoi sviscerare, fai tu, apri tu, conducila tu questa cosa. Allora, sicuramente deve essere portata avanti insieme questa causa. Dobbiamo essere noi studenti, devono essere gli insegnanti, deve essere il personale ATA e devono essere i dirigenti che vogliono cambiare la scuola. Ma noi dobbiamo cambiare il nostro concetto di scuola, perché una scuola, io come ho già detto in altre puntate, deve essere secondo me una comunità. Io vi faccio un esempio: noi stiamo realizzando con la mia scuola una raccolta di beni per l'Ucraina e noi ci stiamo lavorando. Scusami Giuliano, mandatemi la grafica mentre sì. Giuliano sta parlando, che è importantissima questa cosa che sta dicendo. Stiamo coinvolgendo tantissime farmacie, stiamo coinvolgendo le chiese della nostra comunità, proprio perché ci sentiamo in dovere di essere parte della comunità, perché molto spesso la scuola viene vista come un qualcosa di distaccato. E non è così, perché alla scuola non si ci va soltanto di mattina per quelle 6 ore, stare 6 ore seduti al banco per la lezione. A scuola si ci va per fare... per stare insieme, per creare punti di aggregazione, per imparare cose nuove. Non deve essere un luogo in cui gli studenti ma anche confrontarsi su tutte le tematiche con un atteggiamento critico, che è la cosa che ci fa crescere. Questa è la cosa più importante. Deve essere proprio lo sviluppo del pensiero critico come insegnamento che dovrebbe essere alla base della scuola. Il pensiero critico che ci aiuta poi a vivere realmente la vita di tutti i giorni fuori la scuola. La scuola deve essere insegnamento di vita. Allora, proprio per essere un insegnamento di vita, magari qualcuno riusciamo a farlo, non so se riuscite a vederlo, si vede il numero? Io ho fatto il 45525 e sto mandando un messaggio per i ragazzi, per i bambini dell'Ucraina, se magari qualcuno riusciamo a dare questo piccolo aiuto. Ecco, questo è il numero che vedete in sovraimpressione, prendiamo il telefono e mandiamo un piccolo messaggio, perché con un piccolo contributo probabilmente riusciamo a aiutare questi bambini. E come abbiamo già detto e sentito da tutti i media, insomma, ieri sono stati uccisi 16 bambini e non possiamo fare finta che non esiste. Io faccio il numero, l'ho fatto, e così perlomeno. È proprio per non restare indifferenti e parlare sempre di scuola. Io lancio un appello a tutti gli insegnanti che ci stanno seguendo: parlatene nelle vostre classi, collegatevi con i siti giornalistici importanti. Bravissimo. Che possono essere. Ecco, come state prendendo questa situazione? Mi interessa, cioè i tuoi colleghi, voi, che cosa succede a scuola a proposito di questa crisi in Ucraina?
Noi abbiamo lanciato questa raccolta e le posso dire che ieri sono stato tutto il pomeriggio al telefono, perché c'è stata veramente una grandissima solidarietà da parte di tutta la comunità scolastica e non, da parte di tutta la comunità. Quindi a noi ci hanno chiamato tantissimi cittadini privati, tantissime farmacie che vogliono aiutarci, e noi stiamo collaborando con un onlus affinché queste cose arrivino allora, in Ucraina. Allora, come si fa? Guarda, stai sfruttando una televisione che ha 700.000 telespettatori. Sfruttalo questo momento, dai il tuo messaggio, così come l'hai dato per questa iniziativa. Allora, noi avremo come punto di raccolta domani in via Monte Carlo 2 dalle 11 alle 12.30 del mattino. A Palermo, perché noi siamo in Sicilia, Palermo, ti ascoltano sì, i tuoi colleghi da Catania e da tutte le parti. Quindi in via... Sì, noi siamo a Palermo, via Monte Carlo 2 dalle 11 alle 12.30 oppure in via Mariano Stabile 216, sia di mattina sia di pomeriggio, per tutta la giornata di domani. Domani siete tutti ragazzi, tutti i ragazzi che stanno facendo sta raccolta? Si è frizzato un attimo, adesso torna, sicuramente torna. Sarebbe importante sapere cosa chiedono, se chiedono coperte, medicinali. Cioè, bisognerà. Bene. Allora ripeti. È andata la connessione, ecco. Sì. Dalle 11 alle 12:30 in via Monte Carlo 2 o in via Mariano Stabile 216 domani mattino, domani pomeriggio, e noi stiamo cercando di raccogliere più medicinali possibili. C'è anche, collabora con Monte San Calogero. Sembra quasi il collegamento con la DAD, con lui. Vabbè, sarà la DAD forse. La prossima volta collegati con un fisso, perché hai la connessione un po' così. Vabbè, ma capita, può capitare. Senti, quindi state raccogliendo medicinali, però mi fai una cortesia? Ecco, medicinali, sì. Poi cosa state raccogliendo? Medicinali, poi? Stiamo cercando di raccogliere medicinali, plaid, scarpe e generi alimentari di prima necessità. Conservazione. Di prima necessità, naturalmente. Sì, sì. Mi fai una cortesia, tutti quelli che incontri domani, gli fai fare il 40, perché io dico questo numero di telefono che è importantissimo, perché il 45525 è dedicato all'organizzazione della Croce Rossa, dell'UNHCR, esatto, e dell'UNICEF, che sono grandi organizzazioni che hanno messo in campo veramente tanto. Però un piccolo aiuto lo possiamo dare, ognuno di noi dà un piccolo aiuto e magari riusciamo a far arrivare più aiuti. Io penso che ci dobbiamo entrare nei pensieri del popolo ucraino, che dall'oggi al domani è entrato in guerra senza aspettarselo, che credeva nell'aiuto dell'Europa che non è potuto avvenire, e che noi possiamo solo aiutarli così, e quindi aiutiamoli, perché loro sono come noi, sono della gente che andava al lavoro e portava il pane a casa, sono degli studenti che si svegliavano la mattina per andare a scuola e che hanno perso ogni punto di riferimento, e se noi con una coperta o con un messaggio possiamo aiutarli, perché non farlo? E colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che stanno partecipando alla raccolta e chi ha già partecipato. Bravo. Se mi permette, dottor Oddo, io vorrei aggiungere una cosa. Io sono in contatto con i miei colleghi ucraini dell'università, è veramente la situazione drammatica. Speriamo al più presto che ci siano i corridori umanitari per portare queste famiglie, questi bambini fuori dalla guerra, dal terreno di guerra, e la scuola farà la sua parte. La scuola italiana, sono sicuro, che riuscirà a garantire la scuola anche per questi ragazzi. Perché non ci mette in contatto con uno dei suoi colleghi? Certo, se possiamo raggiungerlo, certo. Con tutte le anche difficoltà, adesso, noi ci scriviamo via email, perché i contatti telefonici sono ancora più difficili, però sì, è veramente una situazione difficilissima. Le università non funzionano più, è tutto sotto sopra. Professoressa Vasta ha sentito, insomma, quanta sensibilità e quanta consapevolezza c'è nei ragazzi, che bisogna ascoltare, imparare ad ascoltare. Assolutamente sì, noi tante volte riflettevo proprio su questo mentre ascoltavo con piacere Giuliano. In televisione assistiamo sempre tante volte immagini, no, di ragazzi, di gang, di bullismo, sì, e invece i ragazzi sono tanto, hanno tanto da dare, vanno ascoltati, veramente è un piacere, Giuliano, c'è tanta roba, essere presente oggi, c'è tanta roba, sì.
Allora, bisogna attivarli tante volte, il nostro compito è attivarli anche. Giuliano, ti questa lascio. Non vorrei dire una banalità, ma una persona matura e intelligente come Giuliano è frutto di due lavori: il lavoro in famiglia, perché la famiglia fa il 50% del lavoro, e il lavoro di una scuola che funziona. Scuola. È chiaro. Esatto. Infatti per questo dicevo bisogna attivarli. Sicuramente ragazzi, senza la mia famiglia e senza gli insegnanti che ho incontrato, che sono stati insegnanti di vita, non sarei la persona che mi rende di fare quello che faccio oggi. E come te ce ne sono tanti, sono tanti. Io credo che la maggior parte dei ragazzi sono così come te, non è che tu sei un'eccezione. C'è tantissima sensibilità nei ragazzi all'interno delle comunità scolastiche. E quelli noi che non lo sono, sentendo da molto vicino. E quelli che non lo sono, aggiungi, Giuliano, ti suggerisco di aggiungere. Quelli che non sono come te, e non è perché lo vogliono essere, ma perché l'hanno costretti a non essere come te, cioè sono in situazione di disagio, di difficoltà all'interno della criminalità, perché la nostra società non vi tutela per come dovrebbe essere. Questa è, sei d'accordo? E le posso dire che secondo me è proprio qui che deve intervenire la scuola, che devono intervenire gli insegnanti. Cioè nel momento in cui si vede un ragazzo in difficoltà non bisogna lasciarlo indietro. Anche voi, non lo dovete lasciare indietro, Esatto, ma bisogna tutti insieme portare il ragazzo allo stesso passo degli altri e mai lasciare qualcuno indietro. Bene. Roberto, allora, posso dire una cosa velocissima? 30 secondi perché ho di nuovo il tassativo. 30 secondi velocissimi. Sì, una cosa a Roberto. Lui prima, a Giuliano, quando diceva la scuola deve essere comunità. La scuola, hai ragione, deve essere comunità e devi sapere che può esserlo perché esiste l'autonomia scolastica e dobbiamo lavorare tramite il PTOF. Tu lo sai cos'è il PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa. Dovete essere attori all'interno di questo processo. Mi raccomando, va bene? Ma loro ci sono. Stiamo mettendo tutte. Ci sono. Grazie, ci fermiamo con questa seconda parte, ma torniamo tra poco, ancora la terza parte, ancora protagonisti gli studenti, ancora protagonisti gli operatori scolastici. Restate qui, torniamo tra pochissimo. Che dite a casa, siamo pronti? A me non ha portato il coltello. Guarda, te facciamo così, siccome sono antipatico, usi questo. Me la metto qua. Perfetto. Io do una girata. Ma era quel piatto dell'infanzia. Non mi sono più dedicato alla cucina, però è una cosa che mi piace molto. Schizzo da tutte le parti, rischiamo di vedere il mascarpone. Ma tanto dopo Puliscentoli, tranquillo, schizzo dove vuoi. Ora ditemi se un conduttore deve essere trattato in questo modo. Lui non sa niente di cucina, ho no, capito questo. No, poverino, lui sa invece che non fa niente, capito? Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Adesso devo prendere... Ah, gli assorbenti! No! Gli assorbenti no! Fatemi prendere tutto, gli assorbenti no! Ha bisogno di aiuto? Sì, non so quali prendere. Tranquillo. Tutto chiaro? Chiarissimo. Allora quale prende? Li prendo tutti. Così è sicuro che non sbaglio. Tante novità nel mondo leone. Potrete gustare al ristorante un'ottima colazione continentale, un'ottima colazione all'americana, dove troverete uno staff altamente qualificato ad accogliervi fin dalle prime ore del mattino, uno chef in cucina che vi cucinerà il meglio della colazione lancio che da Leone sta facendo veramente furore. Avrete la possibilità di gustare un'ottima cucina casareccia, nasce infatti a pranzo
Osteria Leone per garantire la tipicità, il chilometro zero, per garantire dei piatti tipici della nostra cucina. Poi metteremo l'abito da sera come di consueto e troverete qui la possibilità di gustare sempre il nostro buonissimo pescato del giorno insieme alla pizza, una pizza davvero fatta con la realizzazione di un blend di farine codificate da noi, cotte all'interno di un forno d'ultima generazione e condite con delle materie prime davvero di prima scelta. Vi aspetto qui da Leone per trascorrere insieme delle ore di bontà infinita e indimenticabili. Puoi giocare? Ok, giochiamo! Per vincere dovete indovinare quanti piselli ci sono dentro questo barattolo. 1352, 1353, 1354. Chiamate e giocate con noi al numero 091 854 9171. Oddio, mi sono dimenticata che numero era. Puoi vincere una Smart TV 50 pollici e un cellulare per potermi chiamare non in diretta magari. Ci vediamo da lunedì al venerdì alle 13 su Tele One. Riprendendo. Diciannove live, siamo allo speciale scuola terza parte. Adesso abbiamo, oltre che il professor Francesco Dulone, anche la professoressa Tania Arena e Azzurra Chiarelli, che è segretaria della consulta provinciale degli studenti, nonché rappresentante dell'istituto del Cannizzaro. Ben trovati a tutti, grazie di essere con noi. Buonasera. Allora, come abbiamo fatto con il tuo collega prima, cara Azzurra, vogliamo sentire anche da parte tua, insomma, qual è l'argomento principale che ti senti di dover presentare in questo appuntamento oggi? Beh, come penso abbia detto anche Giuliano, l'argomento più attuale a scuola, come nel resto del mondo, però la guerra in Ucraina. Devo dire con molto piacere che comunque ne stiamo trattando, cioè in classe stiamo trattando questo tema, i professori ci stanno spiegando anche le ragioni storiche che ci sono dietro quello che è successo, le ragioni politiche, e quindi stiamo avendo modo di trattarne sia con loro sia dal punto di vista del gruppo studentesco, perché comunque con la mia comunità scolastica stiamo realizzando le iniziative e stiamo cercando di trattare questo tema. Ecco, quali sono le iniziative che avete intrapreso? Beh, abbiamo sentito prima Giuliano che siete tutti nello stesso gruppo, cioè quello della raccolta dei farmaci, di tutte queste robe? Sì, sì, anche noi abbiamo aderito a questa iniziativa che hanno organizzato loro. In più a scuola mia ieri abbiamo fatto assemblea d'istituto, abbiamo parlato del tema della guerra in Ucraina, abbiamo realizzato una bandiera in cui ognuno di noi ha scritto un messaggio di pace o comunque qualcosa che si riferisse appunto a questo. Io ad esempio ho scritto la canzone Imagine, testo della canzone di John Lennon. Abbiamo cercato in questo modo di sia sensibilizzare sul tema, magari far conoscere la situazione anche a qualcuno che non era a conoscenza, ma anche comunque di mostrare per quanto possibile la nostra vicinanza. In più abbiamo anche visto la testimonianza di un ragazzo ucraino. Anche attiva. Sì. Avete un ragazzo ucraino? Non a scuola, abbiamo visto un video di una testimonianza di un ragazzo che è in Italia per uno scambio di studi. Ha raccontato come si sta sentendo, cosa sta vivendo nel suo paese, la sua famiglia principalmente, cosa stanno vivendo i suoi coetanei. È il fatto di sentire qualcuno che in realtà è così vicino a noi, perché comunque un ragazzo che frequenta la scuola in Italia attualmente, che è così vicino anche alla situazione, secondo me ci fa comprendere ancora di più quanto noi non dobbiamo estraniarci da quello che sta succedendo, e invece dobbiamo vederlo come qualcosa di vicino e dobbiamo capire che è come se fosse qualcosa che sta succedendo anche a noi. Bene. Professoressa Arena, dal punto di vista, chiaramente lei è dirigente di alcune scuole
d'infanzia, certo i bambini hanno poco da partecipare a quell'età, però i genitori, gli operatori scolastici, insomma, come state vivendo questo momento? Lo facciamo esclusivamente per dare testimonianza di quanto il popolo italiano comunque in ogni caso sta aderendo in massa, lo possiamo dire anche grazie alle tante manifestazioni che abbiamo visto in questi giorni. Sì, buonasera. Come ha ben detto, i bambini del segmento 0-6 anni di istruzione sono abbastanza piccoli per recepire, per comprendere il concetto della guerra, ma ciò nonostante, con tutti loro e in tutte le scuole dell'infanzia paritaria di Palermo si stanno attivando proprio a delle attività adeguate a loro, pittoriche, grafico-pittoriche, manipolative, che hanno invece il concetto della pace. Quindi i bimbi in questo momento proprio si cimentano in questo tipo di attività. Poc'anzi la studentessa parlava di canzoni come immagine. Noi naturalmente facciamo appello a delle canzoncine di tipo insomma scolastico afferente al segmento d'età, ma che comunque sono assolutamente, dico, sull'argomento, quindi sulla pace. Per quanto riguarda la parte, diciamo, della solidarietà, una catena di scuole dell'infanzia paritarie di Palermo stanno facendo rete proprio su una raccolta solidale. C'è stato un tantam, diciamo, tra di noi anche tramite i gruppi WhatsApp, e stiamo confluendo in un'unica sede, dove poi insomma abbiamo preso contatti con la Croce Rossa, con i quali insomma siamo in contatto e che andranno a ritirare, diciamo, quello che è stato raccolto, e stiamo facendo confluire tutti gli aiuti possibili, materiali, dal vestiario alle medicine, a quello che può essere insomma utile per le popolazioni ucraine. Naturalmente le famiglie coinvolte, quindi ogni scuola dell'infanzia sta coinvolgendo le proprie famiglie e stanno, devo dire, rispondendo molto bene, con tanta solidarietà e tanta collaborazione. Come stiamo vivendo questo momento le docenti, gli educatori, i dipendenti, il personale della scuola 0-6 anni? Sicuramente siamo appena usciti, anzi non siamo per niente ancora definitivamente usciti da una fase pandemica che ci ha segnati particolarmente, quindi questa notizia di questa drammaticità a livello mondiale sicuramente non ci fa stare bene, ma il nostro compito è quello di sorridere davanti ai bambini, qualsiasi cosa accada, o personale o comunitaria che sia, come in questo caso, si lascia dietro i cancelli. Ai bambini così piccoli bisogna trasferire serenità, sorrisi e sicuramente, dico, fare quadrato attorno a loro. Speriamo che i corridoi di pace, di solidarietà, possano fare sicuramente la differenza in questo drammatico momento, e che soprattutto gli accordi, i colloqui che in questo momento sono in atto di trovare insomma una pace comune tra i due popoli e la situazione, sicuramente speriamo che volgano al meglio, perché la situazione è veramente abbastanza Professor seria. Tulone, proviamo a sfruttare la presenza, tra virgolette, lo diciamo con benevolenza, insomma, la presenza di Azzurra Chiarelli, che è portavoce assolutamente di un bel gruppo di studenti. Insomma, tra le altre problematiche, poi chiuderemo sempre con gli aiuti al popolo ucraino, però tra le altre problematiche vuol chiedere qualcosa nello specifico ad Azzurra? Ma intanto voglio dire qualcosa relativamente alla rete di umanità e di aiuti che si sta attivando anche con le scuole di infanzia, perché la cultura della pace comincia in tenera età ed è giusto dire ai bambini, far capire quanto è importante la pace. Purtroppo noi abbiamo dimenticato questo ruolo fondamentale, ci siamo girati dall'altra parte, non considerando quello che succedeva già in Crimea, in altri posti da tanto tempo, come se fossero lontani. Ora che l'abbiamo praticamente al confine, noi ci stiamo accorgendo che ci siamo distratti e non abbiamo fatto quello che si doveva fare, cioè continuare a parlare sempre di pace e trovare sempre quelle soluzioni. La parte invece relativa alla brava studentessa, vorrei sapere, il Cannizzaro si sta attivando
come l'altro studente ha detto, per una raccolta dove lo fate? Ditelo in TV, così abbiamo la possibilità di portare per chi ci ascolta quello che serve, farmaci, plaid. Diteci voi esattamente un orario, perché così la TV la utilizziamo nel migliore dei modi. Bravo, bravo Tolone. Azzurra. Allora, io posso dirvi dove è il punto di raccolta. Comunque nelle scuole ovviamente siamo aperti di mattina. La raccolta almeno da me sarà fatta interna alla scuola, anche perché purtroppo per motivi Covid non si possono accettare delle cose che provengono dall'esterno, perché la scuola in genere non le fa depositare. Però comunque ora, se mi date il tempo di scrivere a una persona, poi posso dire anche dove si possono recapitare le cose, se è possibile. Cosa state raccogliendo? Farmaci? Farmaci, beni di prima necessità, anche ad esempio amuchina, quindi disinfettanti, poi ovviamente il cibo a lunga conservazione, perché deve resistere per tanto tempo, coperte, plaid, tutte le cose, diciamo, di tutti i beni di prima necessità. Sapete sicuramente che comunque ci sono delle organizzazioni già predisposte che sono organizzate per trasportare, che sono la Croce Rossa, come l'UNICEF per esempio. Ecco perché noi mettiamo in onda questo numero di telefono e speriamo di raccogliere un piccolo contributo da parte di tutti, anche perché Tele One ha aderito naturalmente a questa campagna di emergenza per l'Ucraina. Basta comporre il 45525 per donare a favore della popolazione ucraina. Allora, per un attimo vorrei tornare a quell'argomento che abbiamo aperto con Giuliano, che mi è sembrato molto importante e che vorrei sentire anche l'opinione di Azzurra. Allora, le difficoltà che ancora la scuola subisce a proposito dei cambiamenti degli insegnanti, no? Troppo repentini, insomma, questa situazione instabile. Azzurra. Allora, sì, diciamo che è qualcosa che si è sempre affrontato anche in una situazione precedente a quella pandemica, però ho notato che con la situazione pandemica questa cosa è stata ancora più accentuata. Nella mia scuola, ad esempio, ci sono stati dei docenti che sono stati sospesi dal servizio comunque per motivi che non sappiamo, non hanno più frequentato scuola, non hanno più insegnato. Ovviamente questa è una cosa comunque che è pesata molto ai ragazzi. Ad esempio c'è una quinta che, dopo aver avuto per 4 anni un professore di matematica e fisica, si ritrova a doverlo cambiare all'ultimo minuto. Allo stesso tempo capita in alcune classi che ci sono dei docenti supplenti solamente per qualche mese, e quindi anche all'interno dello stesso anno, quindi nemmeno terminando il ciclo dell'anno scolastico, capita che delle classi debbano cambiare il docente. Ovviamente penso che sia qualcosa che destabilizzi molto la classe, perché mentre da un lato è vero che comunque l'apprendimento in teoria è sempre lo stesso, perché comunque si segue lo stesso programma e quindi si dovrebbe poter continuare senza molti problemi, dall'altro è anche vero che ogni insegnante ha il suo metodo di insegnamento, ogni insegnante ha anche la necessità di creare dei rapporti, iniziare a conoscere i ragazzi, e quindi tutto questo percorso che dovrebbe essere lineare e dovrebbe durare per 5 anni, a volte capita che sia anche ripetuto più volte anche all'interno dello stesso anno, e quindi si perde tempo poi per quello che serve per fare veramente lezione e per imparare veramente delle cose. Professoressa Arena, la continuità parte proprio dai più piccoli, no? Perché è dai bambini, no? Che si prova a dare continuità anche nei rapporti affettivi, nei rapporti di insegnamento. Assolutamente sì, questo è un argomento che abbiamo affrontato anche in questa trasmissione, proprio in merito alla continuità anche che le docenti dovrebbero quantomeno dare per ultimare quantomeno un ciclo. Sono d'accordo con la studentessa dove dice abbiamo necessità di continuità. Pensate che, come vi dicevo in una delle trasmissioni scorse, le docenti della scuola dell'infanzia, della scuola di infanzia paritaria, a settembre, quindi inizio attività scolastica, vengono chiamate dalle liste GAE, GPS, sono le liste dove loro sono naturalmente iscritte, con il punteggio delle paritarie chiaramente poi arrivano a un grado in cui vengono chiamate direttamente dal Ministero, e quindi per la scuola statale. Questo significa prendere servizio dall'oggi al domani nella scuola di Stato e lasciare scoperte le sezioni
dell'infanzia paritarie, con tutto quello che comporta pedagogicamente per i bambini che interrompono naturalmente un percorso, una continuità, un legame con l'insegnante chiaramente di sezione. E sorprendentemente, come se ci avessero ascoltato, dottor Oddo, dal decreto mille proroghe, appena diciamo quasi approvato, danno la possibilità alle scuole paritarie per motivazioni però chiaramente diciamo giustificate, quindi malattia per Covid, assenze particolari per motivazioni particolari, non reperimento della docente di sostegno o comunque la supplente di sezione, si può accedere anche a personale dei servizi educativi, quindi non solo docenti con titolo abilitativo, ma in casi straordinari alle educatrici, quindi l'L19 per intenderci, no? Come laurea triennale scienza dell'educazione, che fino in questo momento potevano essere impiegate solo nei servizi educativi 0-3 anni. Penso che il governo nazionale, soprattutto il Ministero dell'Istruzione, si è reso conto di quale difficoltà le scuole paritarie hanno subito, continuano a subire, quello che potrebbe accadere a settembre con il richiamo diciamo dalle liste GAE GPS per quanto riguarda la scuola dell'infanzia statale, e quindi hanno messo questo piccolo paracadute che sicuramente da un lato ci conforta, dall'altro non ci soddisfa, professor Tolone, perché le docenti sono docenti e le educatrici hanno un altro ruolo, quindi sì, va bene, dico, l'estemporaneità dell'aiuto, però credo che a livello governativo dovremmo trovare una soluzione, perché la docente ha una funzione diversa rispetto all'educatrice. Credo che i ruoli non debbano essere mai confusi, anche perché sarebbe per la scuola paritaria un passo indietro, professore, no? Sono d'accordo. Molto affinché il segmento 3-6 della scuola dell'infanzia sia incluso nella diciamo obbligatorietà scolastica. Per quello ci battiamo. Su questo sono d'accordo. Bisognerà cominciare prima del 6. Perché finora è un segmento scolastico diciamo non obbligatorio, anche se opportuno, ma se ci battiamo per l'obbligatorietà che rientri in un unico sistema, e che soprattutto la scuola dell'infanzia paritaria fa parte come da decreto, no? Nell'unico sistema pubblico di istruzione, questa è una cosa che se mi permette, diciamo, io sono assolutamente d'accordo. Quando si è parlato di accorciare soltanto il liceo, fare un liceo breve di 4 anni invece di 5, io ho subito capito che quello non sarebbe stata la soluzione. La soluzione, per se noi vogliamo far entrare i ragazzi all'università o nel mondo del lavoro prima dei 18 anni, oppure comunque a 18 anni, non a 19, un anno prima rispetto al normale, a quello che succede adesso, bisogna tutta la scuola indietro di un anno, uno o due anni, quindi cominciare la scuola a 4 anni, rendere obbligatorio fino a 17, quindi a 18 essere già pronti per una maturità ed andare o all'università o inserirsi in un corso di formazione per il lavoro. Sono totalmente d'accordo con lei. Sentiamo un attimo una domanda da Azzurra Chiarelli dopo che la sentiamo anch'io, per cui insomma coinvolgiamola, perché altrimenti poi usciamo troppo fuori, anche se loro sono voi Azzurra li conoscete queste problematiche, fondamentalmente avete capito, perché insomma c'è tutto sto macello di cambi di professore. Sì, vabbè, quello sì. Prego, professor Tolone. Sì, io volevo sapere riguardo al Covid se la situazione nelle loro scuole sta cominciando a essere un po' più sotto controllo, se hanno dei rilevatori di CO2 dentro le loro aule, se hanno avuto un investimento sull'aerazione anche meccanica di piccoli strumenti, o se stanno aspettando diciamo, delle aerazioni fatte dall'ente locale, quindi dal comune, con impianti molto più grossi e anche molto più costosi. Azzurra. È il mio liceo il Cannizzaro, quindi sono particolarmente attaccato, certo, effettivamente al liceo. Affezionato. Azzurra. Affezionato, sì. Allora, noi in Consiglio di Istituto abbiamo deliberato l'acquisto di sanificatori d'aria a inizio anno, che sono arrivati intorno a dicembre, quindi intorno alla fine del primo quadrimestre, e sono stati installati nelle classi con meno possibilità di aerazione. Ovviamente questo non risolve il problema, perché
per via dei budget molto bassi, non sono stati acquistati per tutte le classi, ma solamente per alcune. Quindi comunque in altre classi noi dobbiamo tenere ad esempio la finestra aperta anche con molto freddo. Ad esempio oggi c'è stata una temperatura molto difficile da sostenere per 6 ore poi. Quindi comunque da un lato sono arrivati, però dall'altro non abbastanza, perché è come dire, sì, li abbiamo, cioè, mi sembra anche molto una cosa di facciata dare dei finanziamenti che non possono permettere l'installazione in tutte le classi, ma solamente in alcune, però per poter dire ma noi i finanziamenti li abbiamo dati. Però comunque devo dire che alla fine c'è molta sanificazione, cioè nel senso che ogni giorno le classi vengono sanificate, anche se non ci sono casi di Covid. Noi abbiamo 2 sanificatori ad azoto a scuola, quindi comunque vengono utilizzati ogni giorno. Siete sempre con la mascherina? Siete sempre 6 ore con la mascherina? Sì, abbiamo la mascherina chirurgica nei casi in cui non ci siano positivi. Già dal primo positivo scatta la FFP2. Quando ci sono dei casi di classi con molti positivi, la scuola ci fornisce le mascherine FFP2, però solamente nei casi in cui ci sono tanti positivi nella classe. Allora, siamo quasi in chiusura. Azzurra, ti sei messa in contatto per avere qualche dato sulla raccolta che voi state facendo a favore dell'Ucraina? Sì, allora, io sono sicura che in alcune scuole si possa portare, perché in alcune scuole sono punti di raccolta anche di pomeriggio, come ad esempio il Finocchiaro Aprile. Però comunque senza problema potete contattare anche gli studenti, cioè ad esempio potete scrivere nelle pagine Instagram delle scuole, magari anche il Cannizzaro, però potete farlo col Galilei, col Finocchiaro e con le altre scuole, per mettervi in contatto direttamente con i rappresentanti che possono organizzare anche loro un punto di raccolta, magari anche esterno alla scuola, però nei pressi, in modo tale che sia facile per chi abita vicino a quelle scuole portarli. Quindi comunque vi consiglio di contattare, appunto, se avete i social e se li utilizzate, le pagine Instagram delle scuole. Non sono tutti così bravi, vogliamo dire. Però le scuole si stanno attivando. Questa è una consapevolezza che abbiamo conosciuto. Tutte le scuole si stanno organizzando per questa raccolta e questo ci fa veramente piacere, perché non c'erano dubbi che i ragazzi partivano. Adesso sono completamente presi e coscienziosi, devo dire, anche da questo punto di vista. Io continuerei ancora per tanto tempo, però purtroppo mi danno del tassativo anche questa volta, e quindi ringrazio Azzurra. Vuoi aggiungere qualche cosa prima di chiudere? Volevo ringraziarvi sempre per darci la possibilità di parlare, di dire anche il nostro punto di vista, per darci comunque rilievo all'interno delle discussioni scolastiche, perché penso che noi studenti abbiamo un ruolo fondamentale, e quindi vi ringrazio perché lo riconosciate. Teneteci sempre in considerazione, anzi fate gruppi di partecipazione, più voci sentiamo e meglio è, insomma. Quindi se volete delle trasmissioni intere ve le concediamo, cioè vi facciamo parlare con tutto il mondo scolastico, tutti i genitori, tutti quelli, che poi ne andiamo anche sui social, siamo abbastanza influencer anche sui social. Pensate che abbiamo 1.400.000 visualizzazioni in media su Facebook, che lo so che per vecchi, Azzurra, però perlomeno parliamo ai genitori, insomma, a quelli che ci seguono. Ma siamo anche su Instagram, siamo su Twitter, siamo in tutte le piattaforme, siamo in streaming in tutta la piattaforma. Quindi mandateci sempre le vostre segnalazioni, perché noi li attenzioniamo prioritariamente rispetto a tutti gli altri. Quindi sappiatela questa cosa, stiamo qui ad aspettarvi. Grazie professor Tulone per l'immenso. Volevo soltanto aggiungere una cosa, se abbiamo un minuto. Brevissimo, brevissimo. Sì, il prossimo aiuto che noi ci aspettiamo a cui saremo chiamati sarà quello di accettare i profughi, e quindi accettare anche gli studenti che scappano dalla guerra, non soltanto spedire cibi, coperte, farmaci, ma anche riceverli nelle nostre comunità e far frequentare le nostre scuole. Quindi io spero e sono sicuro che tutte le scuole, compreso il Cannizzaro, sapranno invitare gli studenti che stanno scappando dalla guerra nella nostra città per frequentare le nostre scuole, fino a quando non ci sarà più sicurezza per loro per poter rientrare nella loro casa. Noi lo faremo, io tra le altre cose mi candido, se ci saranno delle opportunità posso ospitare a casa mia qualsiasi ragazzo. Grazie
alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie.